questa giornata del ricordo, ma anche di impegno, di lavoro per il futuro, del 4 novembre che costituisce anniversario, 46esimo anniversario del triste momento in cui Firenze si risvegliò dalla prima mattina sommersa dalle acque dell'Arno nel 1966. Iniziamo la seduta solenne, aperta del Consiglio Comunale, come di consueto, con l'ascolto dell'inno nazionale. Sono presenti, mi dicono la direzione del Consiglio Comunale, 34 consiglieri su 46, quindi la seduta da un punto di vista formale è valida con il numero legale raggiunto. Noi stamani vivremo questa duplice opportunità, questo duplice momento che abbiamo maturato convintamente con la presidenza del Consiglio Comunale, con Salvatore Scino e Jacopo Cellai che sono accanto a me al tavolo, i vicepresidenti del Consiglio, e con i capigruppo, quello cioè di ripetere, e d'ora in avanti lo faremo tutti gli anni, quello che già facemmo l'anno scorso: il giorno dell'alluvione, qualsiasi giorno sia, noi lo vivremo come momento di ricordo con seduta aperta del Consiglio Comunale, in modo che questa non sia solo una ricorrenza, ma sia in qualche modo anche il fare il punto, da un punto di vista istituzionale, politico, amministrativo, degli interventi che devono essere fatti per la messa in sicurezza dell'Arno, per la tutela dell'incolumità delle persone, dei beni culturali, ma contemporaneamente anche per poter avere una sorta di check-up su quello che durante l'anno poi in realtà è stato fatto. L'anno scorso lo facemmo nell'altro vero luogo simbolo, Santa Croce, nel Cenacolo, dove il ricordo del Cristo di Cimabue
ma anche il suo restauro era lì a testimoniare cosa era avvenuto 45 anni prima. Quest'anno nell'altro luogo che evoca la presenza delle tante persone che con solidarietà e gratuità vennero a Firenze, la Biblioteca Nazionale, dove centinaia di migliaia di libri, di documenti furono distrutti o seriamente danneggiati nell'esondazione delle acque, anche per la collocazione qui davanti proprio al nostro fiume, prima che la strettoia del Ponte Vecchio creasse quella sorta di barriera con l'esondazione delle acque. Naturalmente colgo l'occasione subito per ringraziare la Fondazione Kennedy che ha collaborato attivamente e svilupperà delle iniziative, penso anche al ricordo che avremo nel contesto di Florence con il concerto lunedì sera. È una fondazione che da poco si è insediata con sede a Firenze, ma già sta facendo sentire molto la sua presenza. E io ho ancora davanti a me, davanti ai miei occhi, il bellissimo intervento di Ted Kennedy sei anni fa, quando l'11 novembre del 2006, in occasione del quarantennale, nel Salone dei 500, volle essere presente a quel raduno degli angeli del fango che Erasmo De Angelis, allora presidente della Commissione Ambiente della Regione Toscana, aveva insieme alle altre istituzioni sapientemente organizzato. Voglio ringraziare di cuore Maria Letizia Sebastiani, la direttrice della Biblioteca Nazionale, e tutte le sue collaboratrici, perché in questi giorni hanno veramente aperto la Biblioteca Nazionale. E voglio ringraziarla perché questo è un luogo simbolo di Firenze, della vita della città. È qui quel patrimonio culturale unico rappresentato dalla Firenze che è punto di riferimento a livello internazionale sul piano della cultura. Devo dire che io in questi anni, in più occasioni, rappresentando il Comune di Firenze, ho avuto la percezione di quello che oggi significa, purtroppo per ciò che ha generato la catastrofe del 66, ma sul piano della tecnologia, sul piano dell'acquisizione di esperienze, la Biblioteca Nazionale. Una per tutte, ricordo quando nel 2007 fui invitato come assessore rappresentante del Comune a Praga dopo la drammatica alluvione. Ecco, in quel contesto i tecnici della Biblioteca Nazionale venivano ascoltati come i più autorevoli nel restauro dei libri, proprio perché si dibattevano le varie tecniche. Chi sosteneva che si dovesse provvedere attraverso il riscaldamento del testo per far evaporare l'acqua, chi attraverso il congelamento per poter arrivare con progressività a riprendere ciò che era ancora possibile del testo scritto. Non entro nelle discussioni tecniche, ma la mia percezione in un convegno europeo mobilitato dall'autorità della Repubblica Ceca ai massimi livelli per avere i consigli su cosa fare nel momento che il danneggiamento dell'alluvione di Praga era stato forte a tal punto da provocare i danni a centinaia di migliaia di libri, erano i tecnici della Biblioteca Nazionale quelli più autorevoli e considerati più esperti. Si è creato qui un laboratorio di conoscenze, di esperienze sul piano del restauro che è punto di riferimento in tutto il mondo. Devo dire che oggi la seduta del Consiglio Comunale aperta la vivremo in una sinergia importante di cui voglio ringraziare Erasmo De Angelis, che ho già citato, ma in questa veste come presidente di Publiacqua, amico di Gerolamo, come presidente dell'Associazione di Servizi Federal Utility, che in qualche modo è il soggetto poi promotore, Gaia Cecchecucci come presidente dell'autorità di bacino. È con loro che abbiamo concepito una due giorni quale quella che si sta sviluppando. Ora per alcuni minuti, per quello che sarà necessario, il Consiglio Comunale aperto, l'istituzione viva che attraverso gli interventi dei singoli rappresentanti delle forze politiche prende impegni, si confronta. Dopo un convegno dove sono previsti gli interventi delle più alte autorità in materia
che potrà approfondire i temi. Immediatamente una bella tavola rotonda, e voglio ringraziare Sandro Bennucci che la coordinerà, perché egli è un punto di riferimento nella conoscenza di questi temi. Voglio ricordare il bellissimo libro che egli scrisse proprio in occasione del quarantennale e che io penso, per chi è interessato a questi temi, sia stato agevole lettura per conoscere non solo la storia, ma per vivere una mappa degli interventi da fare. Almeno per me è stato così e lo ringrazio del contributo che egli offrì a questo. Ma entrando più nel vivo, io voglio sollevare 5 questioni che mi sembrano davvero importanti. Innanzitutto, noi dovremo focalizzare già stamani, ma comunque nel convegno, nei prossimi giorni, quegli interventi che sono necessari immediatamente per poter contribuire alla sicurezza dell'Arno. Noi, rispetto al 1966, non è vero che non abbiamo fatto. Interventi come Bilancino agevolano molto al contenimento delle acque, e indubbio che è stata un'opera che, se ripensiamo a quello che hanno dovuto subire amministratori che poi sono andati anche nelle aule di tribunale per realizzarlo, hanno vissuto le proteste dei comitati che s'opponevano, oggi possiamo e dobbiamo dire che è stata un'opera molto importante, e grande merito a chi l'ha voluta, non solo per ciò che significa per l'alluvione, ma pensate a ciò che significa per prevenire la siccità nel periodo estivo, anche in virtù dei cambiamenti climatici. Rispetto ad allora furono fatti degli interventi di abbassamento della platea dell'Arno, e è indubbio che se la luce del Ponte Vecchio era allora 2500 metri cubi al secondo come portata, con questi interventi è arrivato a superare i 3000, possiamo individuarla nei 3100. Però ricordiamoci che l'ondata anomala di quel 4 novembre era un'ondata di 4300 metri cubi al secondo. Questo ci fa capire quanto ancora c'è da fare. E dopo Bilancino le altre vasche di compensazione a Figline. Io ne parlavo ieri con il sindaco di Figline, Riccardo Nocentini, e coglievo le difficoltà, ma consentitemi, sono difficoltà burocratiche, di stazione appaltante. Come possiamo chiedere a un piccolo comune di essere stazione appaltante di un'opera di forte impatto e grandi risorse? Quindi da un punto di vista procedurale, come regione, come Comune di Firenze, che è poi quello che svolge una funzione guida in quella che sarà la città metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, che guarda caso va a coinvolgere quello che è sostanzialmente il bacino di riferimento su cui dobbiamo pensare agli interventi, dobbiamo confrontarci perché l'opera venga fatta. E ripeto, in questo caso è un problema in gran parte di calibrare le modalità operative per poter perseguire l'interesse pubblico. Secondo punto, io ritengo che in questi anni noi abbiamo visto come il problema non è solo l'Arno, ma è la rete dei suoi affluenti, è la manutenzione dei corsi idrici. Se noi pensiamo a quello che è avvenuto, e lo dico da amministratore locale, nel 92-93 con l'esondazione al Galluzzo dell'Ema e poi della Greve, o a quello che è successo a Lombrone e a Campi, ci rendiamo conto che è sulla rete idrica nel suo complesso che dobbiamo intervenire con interventi di manutenzione e adeguamento. E questo impone risorse e attenzione. Devo dire che io ho visto dalle singole autorità grande impegno, però un tavolo di riferimento o comunque un ruolo che l'autorità di bacino in questo può essere di riconoscibilità per tutti, ma decidiamo come e perché, ma insomma una attenzione a coordinare e a fare ci deve essere, pensando non solo all'Arno ma pensando proprio al governo complessivo sul territorio. Questo ci porta al terzo aspetto, io ne parlavo poco fa con Elisabetta Meucci, che sta l'assessore all'urbanistica, che sta facendo un saluto a uno dei convegni di Florence, che fra pochi minuti sarà qui e che parlerà a nome della Giunta. È indubbio che il piano a volumi zero, l'attenzione a rimuovere gli ostacoli in aree golenali o di alveo dell'Arno è un aspetto fondamentale. Il governo del territorio oggi si propone come uno degli aspetti centrali.
E poi, consentitemi, un'attenzione, ma qui non per fare rilievi, ma per dire che dobbiamo invece essere orgogliosi, al nostro sistema di protezione civile. Oggi è per noi la giornata del volontariato e vi posso assicurare che la rete di associazioni che è riuscita nel tempo a mettere in campo il piano di evacuazione per la protezione civile è qualcosa davvero di importante. Firenze, lo approvammo per la prima volta nel 2000, il piano di protezione civile è divisa in 17 zone, in ognuna di queste vi è a riferimento un luogo scelto fra quelli più alti, una via di esondazione attentamente studiata. Certo, il problema è di informazione, oggi le tecnologie ci possono aiutare, su questo piano però voglio ringraziare. Da quel 1992 in cui in via dell'Olmatello fu costituito per la prima volta il centro di riferimento della protezione civile, era allora sindaco Giorgio Morales, il direttore era Ennio Tonveronachi, a 20 anni, e anzi lo dico ai miei amici comunali, quest'anno ricordiamo i 20 anni della costituzione del primo ufficio della protezione civile del comune di Firenze, noi abbiamo realizzato un sistema che è davvero all'avanguardia, di riferimento, più volte i vari dirigenti della protezione civile a livello nazionale ce l'hanno riconosciuto. Ma questo sistema funziona in una sinergia pubblico-privato, vi è un impegno del pubblico a aver realizzato il centro, a dotarlo di tecnologie, a formare i suoi operatori, ma vi è una rete di 2000 persone che sono a disposizione, ognuna nelle sue competenze, attivate quando tutto questo è necessario. Ecco, questa è la capacità evocativa che hanno suscitato nel nostro sistema organizzativo gli angeli del fango. Citavo Ted Kennedy, ma fu davvero bellissimo l'organizzazione in termini di associazione di quella rete di persone che 46 anni fa, in modo gratuito e disinteressato, spesso studenti, spesso giovani, in un afflato di grande partecipazione e solidarietà, vennero a Firenze. Io devo dire che questo è uno degli aspetti più belli del ricordo nella drammaticità di quel momento così efferato per la vita della città di Firenze. E devo dire che fu un momento che si riverberò in tutto il tempo successivo, fino a quella commovente messa di Natale che il Papa Paolo VI volle la notte della vigilia del Natale, il 24 di dicembre del 1966. Penso anche al fatto che oggi Firenze ha bisogno di un ricordo, quindi un monumento al ricordo di quello che fu l'impegno, io ritengo sarà utile. E infine il quinto punto, siamo nella Biblioteca Nazionale, citavo ciò che è l'impegno per i beni culturali, in comune ma anche le autorità statali, sovrintendenza, con un buon coordinamento della prefettura, è stato sviluppato un monitoraggio dei beni culturali e sulle loro condizioni di pericolo in condizione di esondazione, perché non dimentichiamolo, in quartieri centrali come questo a Santa Croce l'acqua arrivò addirittura a 4-5 metri, quindi al secondo piano delle case, quindi non è una condizione di sicurezza quella in cui vivono anche molti musei. Però una bella catalogazione come è stata fatta e una capacità di individuare in tempi rapidi gli interventi per il trasferimento delle opere è qualcosa di importante, di qualcosa di molto significativo, anche perché la capacità previsionale del fenomeno oggi è molto superiore a quella del 66 e qualche ora è fondamentale per poter attivare con rapidità gli interventi. Ecco, sui beni culturali Firenze ha la necessità di sentirsi in prima linea e offrire delle linee di orientamento un po' a tutte le città che poi debbono vedere in modo oggettivo il sistema della prevenzione. Io lo dico ai gruppi consigliari, se su questi 5 punti costruiamo un ordine del giorno, ma contemporaneamente arricchito dal dibattito, da quello che potrà venire, magari oggi attraverso il dibattito focalizziamo i punti e poi lunedì prossimo in consiglio, nella nostra sede naturale, lo approviamo in conseguenza di quello che abbiamo detto oggi, con un preventivo incontro nella Commissione Ambiente per poterlo mettere a punto parola per parola, ritengo che svolgiamo un servizio a tutto questo. E consentitemi, infine, di dire
che noi non esauriremo la nostra funzione nel Consiglio o nell'ascoltare il convegno. Sono davanti a noi, negli occhi, la presenza di coloro che pagarono con la vita quello che successe 46 anni fa. Io penso sempre ai familiari di quel lavoratore dell'acquedotto, Carlo Maggiorelli, che lasciò la vita mentre era lì, negli impianti dell'Anconella, ma per ognuno dei 35 caduti nella città di Firenze e nella provincia vi è una storia, vi è un vissuto, vi è l'espressione di un'alluvione che non significò solo danni materiali, ma perdita della propria vita. E il nostro ricordo, come l'anno scorso, diventerà un fatto formale che ci accompagnerà nel tempo. Noi depositeremo alle una, al Ponte alle Grazie, una corona di fiori sull'Arno, semplicemente proprio per andare con la memoria al ricordo e al saluto di coloro che lasciarono ciò che è più importante in noi stessi, la stessa nostra esistenza, per quel traumatico momento, drammatico momento delle acque esondate a Firenze il 4 novembre del 1966. E infine davvero, noi da quest'anno avremo questa giornata come la giornata del volontariato, la giornata della gratuità nel darsi, in questo caso per una catastrofe, un evento drammatico. E svilupperemo anno dopo anno iniziative sempre più consistenti, forti, di impatto, per dare il segno del riconoscimento di coloro che fanno una scelta di vita in questa direzione. Ecco, con questo io ho voluto concludere il mio intervento introduttivo e cedo subito la parola, prima che la abbiano i singoli rappresentanti dei gruppi, a colei che ci ospita, Maria Letizia Sebastiani, come padrona di casa, ma in questo caso come soggetto responsabile di uno dei luoghi ai fiorentini più cari, il luogo della cultura, il luogo che da Maglia Bechi all'inizio del Settecento in poi è diventato un insieme di raccolta di testi. Oggi si arriva, se non vado errato, fra testi, fascicoli, riviste, a più di 6 milioni, come non ve ne sono al mondo. Uno dei luoghi più intaccato da quell'alluvione, ma che ha saputo rivivere grazie alla città della cultura, che ha voluto essere Firenze nel restauro, nella ricomposizione di ciò che c'era, certo con degli impegni che ci aspettano, l'allargamento degli spazi, il continuo avanzare nella raccolta dei libri, insomma un luogo che oggi ci ospita e per questo ringraziamo, ma un luogo che rappresenta uno dei cuori pulsanti della Firenze che vogliamo, che aspiriamo, che sentiamo patrimonio universale sul piano culturale dell'umanità. Grazie a tutti e soprattutto buon lavoro per coloro che in questi 2 giorni opereranno nel Consiglio, nei convegni, nell'approfondimento dei temi che, prendendo spunto da ciò che accadde 46 anni fa, dalla memoria, soprattutto ci deve servire per il futuro, per il nostro impegno nel futuro, perché quello non accada più. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti e ringrazio profondamente il Consiglio Comunale, tutti gli organizzatori di questo splendido evento e soprattutto, consentitemi, un ringraziamento speciale va a tutti gli angeli del fango, perché se oggi siamo qui lo dobbiamo moltissimo a loro. Siamo in un ambiente particolarmente importante per però questa giornata, perché questa sala è intitolata Emanuele Casamassima. Emanuele Casamassima per noi è il nostro padre. Noi abbiamo raccolto la sua grandissima eredità. Di Emanuele, lo conosco solo attraverso quello che lui ha scritto. Non sono fiorentina, anche se ormai mi sento di diritto quasi fiorentina. Lo conoscevo dai suoi scritti, da tutto quello che lui è stato, per tutti noi che abbiamo fatto certi studi. Ma l'ho ritrovato qui, perché qui veramente ha dato la sua grandezza. È riuscito non soltanto a salvare, riuscendo a capire come impostare le attività dei volontari, perché non è semplice trovarsi di fronte a un disastro. Questa bellissima
sala, come tutta la biblioteca, era sommersa dall'acqua. Alle 7:26, ora terribile per la Biblioteca Nazionale del 4 novembre, la violenza dell'Arno ebbe la meglio sul portone che tanto aveva resistito e invase totalmente i seminterrati e soprattutto anche questo piano terra, dove le fotografie dell'epoca ci mostrano soltanto appunto libri che galleggiavano, fango, acqua dappertutto. Ecco, lui riuscì con grande capacità a capire che era il momento di organizzare chi veniva a lavorare, di organizzarlo senza pensare a chi era il più bravo, chi era il più quotato, chi era quello col nome più importante. Tutti hanno lavorato e i risultati si sono visti, perché oggi la Biblioteca Nazionale è riuscita a riacquistare il suo volto e soprattutto conserva ancora nei suoi seminterrati il suo portone, il portone a cui è legatissima e che prima o poi speriamo di rimettere dove deve stare, cioè al suo posto, a testimoniare che la biblioteca ha subito sicuramente come tutti quel terribile giorno e quelle terribili giornate, ma è riuscita a rinascere. Quello che ci ha insegnato Emanuele Casamassima è anche una cosa importantissima, ci ha insegnato una parola, prevenzione, una parola importante, la grande parola di tutti i disastri. Io vengo da una biblioteca come funzionario che non ha conosciuto l'acqua ma ha conosciuto il fuoco, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, devastata nel 1904 da un incendio di colossale, ahimè, proporzioni, per cui poco venne salvato. Anche allora mancava, ovviamente erano altri tempi, mancava la parola prevenzione, fu fatta una legge, la prima delle tante leggi, nel 1905, e abbiamo anche lì imparato a fare prevenzione. Ecco, questa è la parola principale. In questa biblioteca le persone che hanno lavorato, soprattutto il grande laboratorio di restauro dovuto sempre a Emanuele Casamassima, è riuscito a creare, a scrivere, a redigere un piano di emergenza per il salvataggio delle collezioni, che è unico nell'amministrazione pubblica italiana, ma che è unico anche al mondo e che è quasi unico in tutto il mondo. Ora, di questo siamo molto orgogliosi, di questo parlerà Gisella Guasti, che insieme con Alessandro Sidoti ne sono stati gli estensori, e vi spiegheranno che noi lo facciamo ogni anno facciamo delle prove, ogni anno ci teniamo allerta, ogni anno verifichiamo se siamo in grado di intervenire. E lo facciamo anche con un minimo di sorriso. La settimana che segue saremo presenti al Salone del Restauro con un film che vuole essere, non è dissacratorio, qualcuno forse dirà che è un film che non doveva essere fatto vedere, è un filmino realizzato dal personale della biblioteca, che però vuole insegnarci una cosa, anche nei grandi disastri, anche nei momenti di crisi totale come quello che stiamo vivendo, certamente non si ride, ma un pochino sorridere si può, perché forse ci alleggerisce e ci fa portare avanti tutto quello che dobbiamo fare. Io ringrazio appunto anche gli amici che sono venuti a trovarci, Monica Baldi, Libero Rossi, cioè persone che hanno veramente sono state con noi e che hanno lavorato con noi. E vi voglio anche dire una cosa, senza scendere nella retorica. Stamattina mi è stato fatto il regalo di una pin del 40 anni dell'alluvione. È il regalo più bello che abbia mai potuto ricevere, perché vuol dire che in qualche modo per qualcuno, spero per tutti, di aver così conquistato un po' i gradi della fiorentinità. Per me Firenze è una città meravigliosa e stupenda, non è né povera né piccola, è una grandissima città ed è stato un grande onore. Ed è stato per me un grande onore quando il Ministero mi ha voluto premiare con questa bellissima città e con questa stupenda biblioteca. Consentitemi di soltanto ringraziare il personale, un personale che, benché ridotto, si dà da fare per la biblioteca, si dà da fare sempre e comunque, e fa sì che la biblioteca mantenga aperto i suoi servizi e la sua porta, senza deflessioni neanche in momenti difficili. Le foto che vedete scorrere sono un altro regalo. Abbiamo ricevuto quest'anno un regalo da Sheila Water, che insieme con Peter Water, suo marito, fu qui nei giorni dell'alluvione, dal 66 al 68, e che misero in piedi il nostro laboratorio.
Peter è morto, ci ha lasciato, ma ha voluto che queste foto arrivassero a noi. Sono delle foto tragiche di Firenze e dell'alluvione. E seguono un'altra grande donazione, quella dell'altro anno, le fotografie di Michele Rossi, un fotografo fiorentino, regalate da suo nipote Gerard Bull, perché ritrovate, pensate un po', in una scatola di scarpe nella cantina a Parigi. E sono state appunto anche quelle regalate alla biblioteca perché diventasse l'archivio di questo momento. Ecco perché io sono molto commossa, vi ringrazio di tutto l'affetto che avete sempre mostrato verso questa grande biblioteca e non so dirvi altro perché ormai la commozione sta prendendo piede. Grazie. Grazie, grazie a Maria Letizia Sebastiani. E adesso iniziano gli interventi. Il primo che si è iscritto a nome del Popolo della Libertà, Mario Tenerani. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Credo che sia molto importante stamani essere qua perché sono incontri, sono momenti questi che devono servire per costruire e per ricordare. Tra l'altro chi vi parla, quando quella mattina il 4 novembre 66 aveva 2 anni, per cui non mi ricordo nulla. Quello che ho saputo l'ho imparato leggendo e studiando qualcosa. Abbiamo sempre detto, sappiamo che non si può avere futuro se non si ha un grande passato alle spalle, ma se non si ricorda anche il passato. E quindi da qui dobbiamo partire, al di là delle rievocazioni, dobbiamo capire quello che è successo da quel 4 novembre 66 a oggi. Intanto per noi Arno significa vita e significa cultura, prima ancora che natura. Io credo che questo sia un concetto, un assunto dal quale dobbiamo partire, perché l'Arno fa parte a pieno titolo della cultura straordinaria di questa città. Allora la domanda che ci siamo fatti noi in questi anni, in questi mesi, che mi faccio io personalmente, è se noi amiamo davvero l'Arno, se abbiamo fatto di tutto per amare l'Arno. Io ho avuto la sensazione, fin da quando sono nato, che l'Arno fosse una cosa meravigliosa che ci scorreva accanto, che noi guardavamo così con leggero distacco, era lì, c'era questo fiume che scorreva e ci accorgevamo del fiume nel momento in cui gonfiava, nel momento in cui la piena tornava a minacciare, tornava a evocare quel terribile 4 novembre del 66. La domanda ci dobbiamo fare se noi amiamo l'Arno come la cupola del Brunelleschio, come Palazzo Vecchio o come Piazza Santa Croce, che qua vicino è una piazza più bella al mondo. Io ho la sensazione che non sempre noi abbiamo amato l'Arno come Palazzo Vecchio, come la Basilica di Santa Croce o come il Duomo di Firenze. E allora c'è un problema di degrado. Noi come gruppo consigliare del PDL in Commissione Ambiente all'inizio del 2012 abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Cruccolini di mettere in agenda il tema dell'Arno e dobbiamo dire che il Presidente Cruccolini ha risposto in pieno alle nostre istanze e abbiamo iniziato un viaggio, una ricognizione, che è partito ufficialmente nel marzo del 2012 e i risultati non sono stati confortanti. Abbiamo sbattuto contro una realtà che ci ha veramente rattristato e che ci ha stimolato a fare qualcosa in più. Abbiamo iniziato quel viaggio in Arno e ci siamo accorti di tante cose che sembrano normali, sembrano banali, ma probabilmente ci rendiamo conto di quelle cose nel momento in cui andiamo a toccare in profondità. E a proposito di profondità ci siamo accorti che in un punto dell'Arno si pesca a 20 centimetri. Cioè pensate cosa significa. Voi potete farvi un giro con la riva alla primavera con un renaiolo, sono personaggi che fanno parte della cultura di questa città e vi accorgerete che quando poggiano il loro bastone in Arno ci sono dei punti in cui la pelle si increspa di brividi. Si pesca a 20 centimetri quasi di fronte all'hotel Excelsior. E poi abbiamo iniziato a udire, ad ascoltare i testimoni dell'Arno, ce ne sono tanti, i pescatori, i componenti delle associazioni, coloro che vivono l'Arno, sicuramente più del sottoscritto e di tanti di noi. Sono venute fuori storie raccapriccianti. In Arno ci sono dei motorini, sotto il ponte alla Carraia ce ne sono circa una decina. Un membro importante di un museo importante di Firenze ci ha raccontato di avere contezza della presenza di un motocarno sporzionato in 6 parti,
Questo è emerso, questo dato, nel momento in cui la provincia monitorava l'Arno per i siluri, sapete quei pesci mostruosi che popolano l'Arno e che devono essere monitorati. Ebbene, tutti gli strumenti si sono incagliati in questo motocarro diviso in sei parti. Vogliamo parlare delle transenne che sono volate in Arno in decenni, dei cartelli stradali, dei carrelli della spesa. Noi ne abbiamo visti anche alla pescaia di Santa Rosa. È normale tutto questo oppure no? Vogliamo dare sempre la colpa agli stranieri che vengono a visitare Firenze o forse è colpa anche un po' nostra? Forse qualcuno in questi decenni ha pensato che l'Arno fosse una sorta di discarica, fosse normale gettare i bicchieri dai locali, le bottiglie e tutto il resto. E guardate, io vi sto facendo, anche perché il tempo è pochissimo a nostra disposizione, vi sto facendo un esempio a cazzotto delle cose più clamorose che abbiamo trovato in Arno. E allora probabilmente se queste cose stanno nel letto del fiume e non stanno laddove dovrebbero stare, forse ci possiamo parlare di problema idrogeologico. Il cartello qui alle nostre spalle, dissesto idrogeologico ed emergenza, significa che probabilmente il letto dell'Arno è gravemente malato e dobbiamo intervenire al più presto per rimuovere tutto ciò che è lì che non ci dovrebbe essere. Poi nel nostro viaggio, ringraziando anche le istituzioni che sono intervenute in commissione, ci siamo accorti che c'è un conflitto di competenze che giace sull'Arno. Ma la colpa non è degli organi, è del legislatore, perché probabilmente questo è un paese, parliamo l'Italia, che è strangolato dalle competenze, è strangolato dai troppi enti, dai troppi organi che devono intervenire, che devono insistere. Allora diventa difficile capire chi si deve occupare delle sponde, diventa difficile capire chi si deve occupare del letto, diventa difficile capire chi può fare da locomotiva in questo caso. E ripeto, la colpa non è certo dell'autorità di bacino, non è certo della provincia, non è certo della regione, non è certo del comune. Ma allora a questo punto probabilmente forse semplificare, trovare il sistema di parlare col legislatore e comunque creare una cabina di regia ci può autorizzare, ci può consentire soprattutto ad intervenire con grande velocità, perché l'Arno non è gravemente malato, ma è abbastanza malato. Questo ce lo dobbiamo dire con franchezza. Questo non è il giorno delle polemiche, è il giorno della costruzione, ma se non ci rendiamo conto delle cose che non vanno bene non possiamo mettere in moto questo processo. Noi siamo anche per le sinergie tra mondo dell'associazionismo, tra mondo del volontariato e tra istituzioni. E siamo per raccogliere, caro Presidente Gianni, i 5 punti che lei ha presentato. Diciamo subito sì, siamo pronti a metterci a sedere e a lavorare. Ha perfettamente ragione, lo raccogliamo il suo intervento, ma lo raccogliamo ancora meglio, caro Presidente, se riusciamo una buona volta per tutte a creare una cabina di regia, in qualche modo a superare il problema delle competenze che a nostro parere strangolano il processo di miglioramento dell'Arno. Ci siamo anche chiesti se l'Arno può essere vivibile come il Tevere. È chiaro che no, per certi aspetti, perché tutti noi conosciamo il Tevere. Il Tevere è circa il doppio dell'Arno. Il Tevere è navigabile, l'Arno non è navigabile. Lungo Tevere possono addirittura accedere le macchine, ci sono tantissimi locali, ristoranti. C'è un problema naturalmente di ampiezza, però qualcosa in più si può fare. Si può fare, per esempio, inventandosi una o due piste ciclabili lungo l'Arno, inventandosi delle promenade, delle passeggiate laddove sia possibile farlo, perché i fiorentini devono scendere in Arno, devono rendersi conto della bellezza di questo fiume e devono rendersi conto di quello che circonda questo fiume. Quindi pensiamo a creare questi poli di aggregazione. Noi pensiamo che sia possibile realizzarli. Certamente non sarà possibile fare quello che hanno fatto lungo il Tevere, ma qualcosa in più, molto di più, per noi è possibile fare. Ci siamo inventati anche un banalissimo slogan, ma del quale siamo molto fieri, perché è vero, noi conosciamo sempre Firenze dall'alto verso il basso, non conosciamo Firenze dal basso verso l'alto. Provate ad andare, come abbiamo fatto anche noi con la Commissione Ambiente, come abbiamo fatto singolarmente, provate ad andare in Arno, provate ad alzare gli occhi, provate a guardare gli Uffizi, provate a guardare Palazzo Vecchio, provate a guardare questi splendidi abbaini, questi splendidi affacci sull'Arno. Vi renderete conto che Firenze è bellissima, ma al contempo vi renderete conto che ci sono delle cose semplicemente da abolire, da togliere, ed è molto facile. Faccio un esempio e faccio nomi e cognomi. Se passate nel tratto
dell'Arno di Borgo San Jacopo, vi accorgerete che ci sono dei condizionatori che sono lì dagli anni 70, sono molto brutti. La domanda semplice, si possono togliere quelli oppure no? Guardate Ponte Vecchio, ci sono 2-3 persiane ridotte veramente ai minimi termini, sono brutte, sono orrende. C'è anche una finestra con degli infissi che non hanno niente a che fare con il ponte più bello al mondo. Quelle sono cose che possiamo fare subito. Allora, nel momento in cui dal basso verso l'alto ci accorgiamo di essere nella città più bella del mondo, ci accorgiamo anche che ci sono dei momenti di degrado che vanno assolutamente rimossi. Vado a concludere. E noi diciamo appunto che questo è il giorno della costruzione, è il giorno in cui dobbiamo iniziare un percorso serio, non è il giorno delle polemiche. E quindi mettiamoci tutto al lavoro, ognuno porti il proprio contributo, lasciamo da parte la politica in senso di barriere ideologiche, ma lavoriamo tutti per la costruzione. Dimostriamo davvero di amare l'Arno e facciamo sentire l'Arno bello e importante tanto quanto la cupola del Brunelleschi e il Palazzo Vecchio. Questo è il giorno in cui Firenze e i fiorentini si devono riappropriare dell'Arno. Grazie. Grazie a Mario Tenerali. La parola a Valdo Spini. Grazie Presidente, signor Sindaco, ma chiedo scusa, signor Assessore, credo. Siamo qui per una giornata molto importante e io sono qui con particolare commozione perché ho l'età per avere fatto servizio nello scavare il fango per i libri alla Biblioteca Nazionale e ricordo il valore non solo civile ma il valore anche umano grossissimo di questa esperienza su cui vorrei cercare di tornare. Ha fatto bene la direttrice Sebastiani a ricordare Emanuele Casamassima, a cui dobbiamo, credo, la salvezza della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma vorrei ricordare anche persone di cui non si parla, ma che è giusto ricordare. Casamassima ebbe al suo fianco completamente l'onorevole Tristano Codignola e io, perché ero in quel momento a tirare via i libri dal fango, ricordo che Codignola e Casamassima vollero portare sul posto l'allora ministro della pubblica istruzione Luigi Gui e fargli prendere piena coscienza di quello che stava avvenendo. E voglio ricordare ancora un altro nome, poi smetto subito, quello di Carlo Ludovico Raghianti. Non aveva nessun incarico istituzionale, ma mise su alla Strozzina una sorta di task force sui beni culturali fiorentini, a cui andavano i ministri, a cui andavano le autorità cittadine e così via, per il prestigio delle persone che aveva messo insieme, e che vollero lanciare al mondo un grido molto preciso: Firenze non voleva morire. Certamente alcune delle ferite inferte dall'alluvione non sono state rimarginate, il tessuto degli artigiani nel centro storico non è più tornato quello di prima, alcuni tessuti sociali, però Firenze non è morta e dal punto di vista dei suoi beni culturali ha saputo riproporsi in tutta la sua attenzione al mondo di oggi. E oggi noi rischiamo un'altra alluvione, rischiamo l'alluvione di una crisi finanziaria che sta impedendo ai nostri istituti culturali di rinnovare il loro personale, di trasmettere il sapere, e sappiamo che questo è un grande flagello verso il quale noi dobbiamo assolutamente reagire, all'insegna del non è vero che con la cultura si mangia, dice non si mangia, ma dicendo al contrario che è proprio il patrimonio culturale del nostro Paese che in questo momento può essere di grande prestigio e di grande rilievo per il rilancio della sua stessa economia e della sua stessa società. Quindi bello essere qui alla Biblioteca Nazionale Centrale. E quando sentivo dire da qualcuno che Firenze, perché qualcuno l'ha detto anche nella sala di Palazzo Vecchio, che Firenze era una media città di provincia investita di grandi responsabilità planetarie che non poteva reggere. Bene, Biblioteca Nazionale Centrale, Archivio di Stato, tutte le strutture dello Stato nella nostra città, il Polo Museale, l'Istituto Geografico Militare, cos'altro devo dire? Dimostrano che non è vero che questa è una media città di provincia dal punto di vista culturale, ma è una delle grandi capitali culturali del nostro Paese, è il giardino della cultura italiana. E questo oggi lo vogliamo riaffermare. Certo, oggi il tempo è poco e bisogna passare ai temi che ha trattato molto bene Tenerani. Io ricordo le battaglie parlamentari di governo per creare l'autorità di bacino dell'Arno, perché all'inizio prevaleva l'idea
che i bacini si facevano solo per quei fiumi che passavano attraverso più regioni. E siccome l'Arno passava solo attraverso solo la Toscana, allora si voleva escluderlo. Oggi la disciplina legislativa è diversa, c'è un codice dell'ambiente, io non voglio farla lunga, ma credo che una parte delle risposte a Tenerani siano nella piena attuazione del codice dell'ambiente e nella piena attuazione delle competenze e dei decreti che debbono essere portati avanti. Più ci metterei anche un'altra cosa di ottimismo per il futuro. La Regione ha commissariato i due bacini per Figline. Ma sbaglio, dal 1 gennaio 2014 con Figline saremo nella stessa città metropolitana? E allora sostanzialmente, oltre naturalmente il rapporto con la Regione, i due protagonisti istituzionali saranno la provincia di Arezzo per la sua parte di competenza e la città metropolitana fiorentina, certamente con l'autorità di distretto, autorità di bacino. Io penso che se sapremo interpretare correttamente questa chance sarà un grande passo avanti e sarà anche una possibilità di autoresponsabilizzarci per queste strutture in un modo più semplice, più immediato e più evidente. Ma vorrei brevissimamente fare altri due cenni. Il primo, questo clima che si creò allora a Firenze di solidarietà collettiva lasciò anche delle tracce, come dire, politiche. I comitati di quartiere, ma quando sono nati? Sono nati in seguito all'alluvione, a quella mobilitazione. Sbaglio, oggi il dibattito è se i consigli di circoscrizione sono ancora utili o no. Mi sembra che il dibattito sia questo. E allora forse pensiamo a questo dato, pensiamo alla necessità di riprendere invece questo tessuto di rapporto di solidarietà cittadine che allora ci fecero veramente momento di grande aiuto e che oggi smantellare credo sarebbe un grande errore, dobbiamo invece saperli rimotivare e saperli ripensare. E poi questo certamente ha anche un significato nazionale. Se nel 66 Firenze lanciò un grido «Non vogliamo morire», oggi certamente noi abbiamo una situazione italiana di grandissima difficoltà. Quando un paese ha più del 30% dei giovani disoccupati, beh, rischia davvero il tracollo delle sue potenzialità nel futuro. E allora io credo che ritrovare e cercare di dare come Firenze quell'esempio di reazione e di spirito oggi a livello nazionale significhi dire uscire da un atteggiamento, come dire, minimalista o settoriale, ma riuscire a ritrovare un grande spirito di solidarietà nazionale anche nelle difficoltà in cui oggi ci troviamo. Non lasciate morire quest'Italia, così come non si lasciò morire Firenze nel 1966. E qui, dalla Biblioteca Nazionale, e qui, dal Consiglio Comunale di Firenze, e qui, da una Firenze che seppe reagire alle sue sofferenze, alle sue ferite, che dobbiamo lanciare questo grido estremamente esigente ed estremamente pressante, proprio perché il nostro paese, la nostra città seppe dimostrare questa capacità di reazione. Noi chiediamo oggi all'Italia, al nostro paese, di fare altrettanto e di cominciare certo di qui, dal suo patrimonio storico, culturale ed ideale. Quello che in questo momento rappresenta la Biblioteca Nazionale, i grandi studi sull'umanesimo e sul Rinascimento, sono una carta vincente per riproporci a livello europeo e a livello internazionale. Non dimentichiamocelo e meditiamo su tutto questo proprio nel momento in cui, a tanti anni di distanza, ricordiamo quella pagina tragica, ma per certi aspetti anche bella dal punto di vista della solidarietà e dell'impegno, che è stata l'alluvione di Firenze del 1966. Grazie all'onorevole Spini per il suo appassionato intervento. Bianca Maria Giocoli. Buongiorno a tutti. Il mio sarà un intervento molto personale. Devo dire la verità, stamattina quando sono entrata nella Biblioteca Nazionale ho avuto un colpo al cuore, perché io ho lavorato per quasi 4 anni qui alla biblioteca alla fine del mio percorso universitario e poi vabbè, la vocazione di fare l'avvocato è stata più forte rispetto al fatto di rimanere qua. E devo dire che il ricordo di quegli anni
Vent'anni dopo l'alluvione io sono stata qui, ma ancora si respirava purtroppo l'evento, perché erano ancora in corso tutti i restauri dei libri, si sentiva molto ancora vicina appunto la tragedia dell'alluvione. E voi immaginatevi appunto una ragazzina che a 20 anni insomma si trova così in questi corridoi, in queste sale, io mi sentivo addosso appunto il peso della cultura, della storia, veramente è stata un'esperienza molto importante per la mia vita. L'altro ricordo personale è quello che ho fatto anche l'anno scorso, quando siamo stati in Santa Croce, nella ricorrenza odierna, ed è quello di un angelo del fango a me molto vicino, cioè mia zia, che ho ricordato appunto l'anno scorso lungamente, e brevemente oggi volevo appunto riassumere l'importanza di una figura normale, di una figura non un'eroina, ma una ragazza diciamo cresciuta, che a 40 anni sente appunto lo spirito, la voglia di darsi da fare, esce dalla casa dove non ha mai lavorato, dove è sempre stata con i suoi genitori, e prende una pala e comincia anche lei a rimuovere il fango. Dopodiché entrerà qui in Biblioteca Nazionale, dove appunto aveva spalato come dipendente e c'è stata fino alla pensione. E anch'io voglio ricordare, come ha ricordato la direttrice, come ha ricordato Valdo Spini, Emanuele Casamassima. Io non l'ho conosciuto, però è come se l'avessi conosciuto, perché tutti qui parlavano di lui, ricordava la sua importante presenza per la Biblioteca Nazionale, e oserei dire per tutta la città e per tutto il mondo, visto l'importanza che ha avuto non solo come esperto del settore, ma anche io credo come un antesignano, no? Si potrebbe dire oggi con un termine un funzionario 2.0, perché aveva capito sia l'importanza del numero dei dipendenti che servono alla cultura, perché non è riducendo i dipendenti che si fa un piacere alla cultura. E appunto io mi ricordo le sue lotte verso il Ministero per avere più dipendenti al servizio della biblioteca. E le altre sue doti, che voglio riassumere, ma sono state dette in maniera egregia dalla direttrice, sono quelle di avere aperto le porte ai giovani. Ecco, anche in questo caso non si è comportato da freddo burocrate, ma appunto ha capito l'importanza di aprire le porte ai giovani che venivano qui a salvare i libri, a salvare la cultura. E l'altra sua importanza è stata quella di aver creato nell'occasione un pronto soccorso di restauro del libro, che nell'immediatezza appunto era un po' così diciamo improvvisato, ma poi ha assunto un'importanza a livello mondiale, e il restauro appunto del libro ci rende importanti appunto a livello mondiale. E qualcuno dice anche che da Emanuele Casamassima si è anche partito un inizio del 68, perché voglio ricordare l'episodio, insomma, quando il Presidente della Repubblica Saragat è venuto qui in visita ufficiale, i ragazzi che erano sporchi, stanchi, sudati, che spalavano il fango, lo hanno fischiato.
e lui disse solo tre parole, disse: Presidente, ci lasci lavorare. E credo che questo anche sia importante per delineare la figura di questa importante persona. Termino volendo ricordare anche i morti, perché purtroppo in questa circostanza tutti si ricordano della tragedia della cultura, della tragedia delle opere d'arte, ma ci dimentichiamo troppo spesso anche delle persone che sono morte il 4 novembre del 66. E per ultime anche le forze dell'ordine, perché oggi voglio ricordare il 4 novembre, purtroppo una festa che dal 77 non è più festa ricordata, e però anche in quella circostanza, come in tutte le circostanze purtroppo di tragedie, alluvioni, catastrofi, terremoti, non dobbiamo dimenticarci delle forze dell'ordine, che sono sempre vicine alla cittadinanza. Grazie a Bianca Maria Giugoli, che ha parlato per FLI, e adesso per la lista Galli la parola ad Alberto Locchi. Grazie, buongiorno. Io credo che per vedere nel complesso il problema si debba fare un esame più generale della situazione. Io da pescatore, da amante della natura, credo anche di poter dire delle cose sensate essendomi informato in tal senso. Ecco perché credo che si debba parlare di fossi, di torrenti, di fiumi, che ognuno di loro è contraddistinto da caratteristiche proprie, ma che allo stesso modo si implementano e si completano e vanno visti nel loro insieme con le loro diversificazioni che poi nell'insieme identificano il problema. Quando dico controllo e verifica e assistenza parlo di tutela complessiva di un ecosistema che comprende il suo alveo, i suoi argini e i suoi immediati dintorni. Io personalmente, a ragion veduta, credo di non condividere la scelta drastica, ad esempio, del drenaggio urbis et orbi dei fondali dei corsi acquatici. Condanno il taglio massiccio di ogni tipo di albero ed arbusto che trova la sua dimora sugli argini per fare degli stessi veri e propri campi da biliardo quando sono levigati. Io non credo proprio che questo sia il sistema migliore per controllare l'acqua, il suo deflusso verso valle. Io credo che soltanto, sto parlando a monte, si possa controllare il decorso dell'acqua implementando le briglie e le cascate, unico modo sicuro per rallentare il corso dell'acqua. Ecco, io credo che questo sistema di controllo debba essere rivalutato alla luce dei risultati ottenuti. E ad esempio penso che sia giusto controllare il disboscamento che troppo spesso si vede compiuto in maniera incontrollata. Siano tagliati gli alberi, quelli marci che possono crollare e poi andare a ostruire il deflusso del fiume, ma non tutti come spesso accade, anche a discapito del blocco del cibo ai pesci che troppo spesso poi io credo il fiume dell'Arno nel nostro caso prende la conformazione del grande fiume di pianura con un'importante portata di acqua. L'unica possibilità di salvezza in caso di piena improvvisa sono le famose casse di espansione. E allora io direi che queste casse di espansione debbano essere fatte. Facciamo pressione, appunto, come abbiamo detto, sugli organi preposti e che si possano sbloccare i milioni fermi da così tanto tempo prima di rimpiangere questa grandissima opportunità che noi avremo, della quale si parla, ma che ancora è bloccata. Io credo che Firenze, 46 anni fa, quando venne aggredita dalla furia dell'Arno, assistette tra le altre cose alla primissima espressione di protezione civile improvvisata, gli angeli del fango, giunti appunto spontaneamente ad aiutarci. Protezione civile, un nome importante che però con oneri e poche volte con onori e spesso in maniera luttuosa ricade per la quasi totalità della sua manovalanza sulle spalle dei volontari delle associazioni come appunto le Misericordie, le Pubbliche Assistenze e la Croce Rossa. Sono pronti a levarsi la cravatta, le pantofole per gettarsi tra le macerie nel fango. Con quali mezzi?
con i propri, con le pale, con le jeep, con le idrovore, che le associazioni sono in grado di comprare, troppo poche volte con i mezzi messi a disposizione dall'amministrazione. La Protezione Civile dell'area fiorentina ad ordi cronaca sta facendo un buon lavoro di coordinamento, questo senz'altro. Si apprezza il suo intervento, ma quanto c'è ancora da fare? Quanto in termini di informazione bisogna ancora lavorare? L'informazione, la comunicazione, così cara al nostro sindaco, è per questi argomenti così importanti un tabù per gli abitanti di Firenze. Chi di voi, per esempio, sa quali sono i punti di raccolta dove trovarsi nel caso di esondazione o calamità? Chi sa quali sono i centri dove potrebbero accogliere assistenza sanitaria? Ecco, io chiedo al sindaco, chiedo alla giunta, chiedo a tutti che agli organi preposti venga resa più prima possibile attuativa la mia delibera approvata poco tempo fa in Consiglio Comunale, affinché tutta la popolazione fiorentina capillarmente sia informata delle procedure in caso di emergenza, di come comportarsi a emergenza avvenuta e di come comportarsi durante l'emergenza per evitare di incorrere in atti dettati dall'emozione, dall'enfasi, dalla paura, che poi alla fine è stato documentato negli anni essere più dannosi dell'emergenza stessa. Grazie. Grazie Alberto. La parola a Eero Scruccolini per la lista SEL. Sono previsti ancora due interventi, Cruccolini e Gallo. Se vi sono altri, se per cortesia me lo segnalano, perché poi chiudiamo le iscrizioni. Avevano chiesto la parola anche altri consiglieri, penso al consigliere Bertini. Ci eravamo dati però come conferenza dei capigruppo l'indicazione di un rappresentante per gruppo. Eero Scruccolini. Buongiorno, grazie Presidente, colleghi. Credo che questo sia un appuntamento importante e chi mi ha preceduto ha tracciato già alcune linee di intervento. Prima di tutto il Presidente con la sua introduzione, anch'io condivido la sottolineatura fatta dal collega Tenerani di riprendere i cinque punti che il Presidente ha introdotto così bene. Però trovandomi in questo ambiente e facendo sempre riferimento all'intervento del Presidente del Consiglio Comunale e la direttrice che saluto cordialmente e ringrazio, vi sembra che siamo in una realtà meravigliosa, splendida e dal punto di vista di riferimenti culturali abbiamo detto grandi cose dal punto di vista della pubblica lettura, del patrimonio che conserva questa biblioteca. La direttrice nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, ha sottolineato che ormai rispetto al patrimonio e allo sviluppo di questa biblioteca nazionale, come dire, gli ambienti sono stretti e quindi c'è questa ipotesi su cui io spero che l'amministrazione, e credo che l'assessore Meucci in qualche modo abbia già dato la propria disponibilità di poter trovare altri locali per espandere l'impegno della Biblioteca Nazionale nella manifattura tabacchi. Io credo che da questo punto di vista sarebbe importante oggi prendere anche questo impegno politico, perché, come dire, nella conoscenza, nelle relazioni, riusciamo in qualche modo a fare rete e darci lo sostegno reciproco perché Firenze da questo punto di vista si possa in qualche modo sviluppare ed incrementare quel valore culturale che la storia in qualche modo gli ha riconosciuto e noi vogliamo fare anche molta contemporaneità. Ma ritornando al tema dell'Arno, io credo che, come dire, storicamente i fiumi sono stati l'origine della costruzione di piccoli paesi e città, cioè sono nate intorno ai fiumi.
Quindi il fiume è un bene comune, è un bene della collettività, e noi dobbiamo in qualche modo nel nostro lavoro e nelle scelte politiche cogliere proprio questo obiettivo. Noi dobbiamo riportare ad un rapporto di socialità la comunità fiorentina con il proprio fiume, perché negli interventi che ci sono stati è stato sottolineato questo aspetto di, come dire, allontanamento, di relazione che in qualche modo ha delle difficoltà rispetto al rapporto, il decoro, il degrado e quant'altro. Quindi dobbiamo da questo punto di vista coordinarci, si parlava di cabina di regia, da questo punto di vista come Commissione Ambiente, quindi non credo che necessariamente dobbiamo fare interventi come capigruppo eccetera, ma rispetto all'impegno che all'interno del Consiglio Comunale portiamo avanti, abbiamo cercato di metterci in contatto con quelli che sono i punti di riferimento importanti. Quindi qui voglio ringraziare pubblicamente il segretario dell'autorità di bacino, l'ingegnere Checcucci Gaia, che rispetto al suo ruolo attuale, ma nel suo percorso come consigliere comunale, come impegnata con il Ministero dell'Ambiente eccetera, ci ha saputo dare giuste indicazioni su come riuscire a muoversi, fermo restando quelle sono le competenze dell'autorità di bacino. E quindi l'assessore Biti, l'assessore Crescioli, i riferimenti degli assessori a livello regionale ci hanno permesso di lavorare in questi mesi, come sottolineava il collega Tenerani, in piena sintonia di tutte le forze politiche che sono presenti in Consiglio Comunale. Non c'è, diversità di intenti e di obiettivi. Vogliamo che questo bene comune ritorni ai fasti dell'Arno d'Argento. E quindi c'è un lavoro collettivo, suggerimenti, proposte. Abbiamo messo in piedi un osservatorio con tutte le associazioni che in qualche modo sono coinvolte e che sono impegnate intorno al nostro fiume per segnalare le situazioni di degrado e riuscire a intervenire per innalzare il livello del decoro di questa realtà. Devo dire che oltre agli assessori che ho citato, anche l'assessore alla cultura ha dato la propria disponibilità, c'è già un piano per aumentare i punti di socialità e di aggregazione per la prossima estate sul fiume Arno. Quindi pensavamo a metà novembre di fare un po' un resoconto del lavoro che abbiamo svolto, e quindi non sto qui ad anticipare quello che diremo a metà novembre. Voglio però sottolineare l'aspetto che c'è stato un concorso di tutti i soggetti cogliere questo obiettivo di rinascita del fiume, di valorizzazione del fiume, di volere in qualche modo riportare un ecosistema che, abbia la giusta compatibilità con la flora acquatica e con la fauna ittica, quella autoctona, e non ritrovarsi i pesci siluri, come veniva detto precedentemente, che fa sparire tutta la fauna autoctona del fiume. Quindi da questo punto di vista riusciremo anche ad avere nella rete civica un canale Arno che riassumerà un po' tutte le competenze dei vari soggetti, perché anche lì dobbiamo in qualche modo avere punti di riferimento precisi per avere una globalità e complessità dei problemi e del lavoro che stiamo portando avanti sull'Arno. Mi sento a conclusione di fare un appello e di cogliere anche l'occasione, perché naturalmente poi per fare tutta una serie di interventi c'è bisogno di risorse, e negli altri interventi è stato in qualche modo fatto riferimento ai tagli e quant'altro, quindi diventa a volte un'impresa riuscire a portare avanti dei progetti quando poi le risorse in qualche modo vengono a mancare. Però oggi abbiamo un'occasione
Erasmo De Angelis, che è stato un angelo del fango, oggi presidente di Publiacqua, quindi un legame stretto con il fiume Arno. Io penso che lui non si sottrarrà sicuramente, come dire, ad un impegno di sponsorizzazione, di sostegno alle iniziative che intendiamo intraprendere proprio per riportare questo bene comune del fiume a livelli di grande decoro, come penso alla Fondazione Kennedy, come penso alla Fondazione Florence. Ecco, qui abbiamo bisogno di un concorso pubblico-privato, perché il pubblico da solo sicuramente non ce la può fare, e quindi vorremmo che questi appuntamenti, giustamente diceva il Presidente del Consiglio Comunale che rifaremo anno dopo anno, ecco, ci possa permettere di raccontare sì la memoria di quei giorni, ma anche di passi in avanti che abbiamo fatto sui progetti per riacquisire questo rapporto importante, fondamentale della città dei fiorentini con il proprio fiume. Grazie. Bene, grazie alla Scroccolini. Il consigliere Gallo. Siamo oggi a ricordare 46 anni dall'alluvione, non solo l'alluvione. Importanti incontri e convegni fanno ciclicamente il punto della situazione, arricchendo il dibattito sui trend di cambiamento climatico. E l'uragano Sandy, che ha messo in ginocchio una vasta area sulla costa est degli Stati Uniti, ci deve ammonire che questi disastri sono ancora e forse ancora di più di attualità. Il ricordo è esercizio sterile se da quell'avvenimento non traiamo gli insegnamenti necessari per cercare di impedire il ripetersi di eventi così distruttivi nella storia del nostro paese, nella nostra città, in generale nelle aree più sensibili e a rischio. Il ricordo è necessario perché la risonanza mondiale e l'affetto di cui fummo circondati mostrava e mostra ancora l'affetto del quale Firenze è oggetto, un patrimonio di cui Firenze va fiera insieme al patrimonio storico. Questo non solo fa sì che esprimiamo riconoscenza agli angeli del fango, e quando la direttrice prima li ha ricordati stava per partire un applauso, io direi che forse valga la pena adesso di farlo l'applauso agli angeli del fango, non tanto e non solo per le persone che ci ricordava la direttrice, alcuni di loro non sono uomini e donne, non sono più fra noi, ma per lo spirito che ha animato quel movimento spontaneo. E gli angeli del fango hanno trasmesso fiducia alla popolazione in quei giorni e mesi drammatici, ma soprattutto hanno sottolineato la gratuità dell'impegno civico. Hanno segnato allora come ora l'alto momento dell'abbattimento delle barriere nazionali, di lingua, di abitudini. La meglio gioventù, che in altra occasione qui a Firenze si è ritrovata 10 anni fa con il Social Forum, per pensare che un altro mondo sia possibile, un mondo nel quale gli egoismi e l'avidità del profitto debbano essere superati per acquisire coscienza che le conseguenze dei comportamenti privati hanno delle conseguenze di ampio respiro e che non possono essere lasciati privatizzati e senza regolamentazione. Ce lo ricorda il 4 novembre 1966, ma soprattutto ce lo ricorda il 31 ottobre 2012, una tempesta con un fronte di 1600 chilometri, morti e distruzione. Molti hanno ricordato l'importanza della protezione civile, alla quale molto dobbiamo, ma ritengo che la prima protezione civile sia quella che provenga da una coscienza personale, dai comportamenti di tutti noi, tutti i giorni. Siamo noi i primi depositari della protezione civile.
La dipendenza dagli idrocarburi ci pone delle sfide che non possiamo più ignorare e il titolo di dissesto idrogeologico ed emergenza idrica al tempo del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico non è un accidente storico, è qualcosa che è la conseguenza dei nostri comportamenti. E le regolamentazioni devono essere innanzitutto il risultato di una coscienza che la somma dei comportamenti individuali può creare, ha creato, sta creando uno squilibrio di livello sistemico. Quindi lo stanziamento di fondi, l'adozione di regole è ciò che va riportato al centro dell'attenzione. La gestione del rischio di fronte all'incertezza e all'aumentata imprevedibilità degli eventi naturali deve essere consapevolezza che i costi, in termini di perdita di vite umane innanzitutto, ma di distruzione di ricchezza, di distruzione di pezzi della nostra storia, sono vari ordini di grandezza superiori agli stanziamenti necessari per mettere in sicurezza il nostro territorio. Il territorio nel quale è necessario interrompere tendenze di consumo che negli ultimi 40 anni hanno visto cementificare aree vaste come intere regioni italiane. Da questo punto di vista la visione del recupero e il riuso del territorio che è contenuto nel piano strutturale a volume zero approvato a Firenze dà un segno che modi diversi sono possibili di concepire l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico. Siamo quindi qui in questi giorni, la pioggia ci ha riempito un po' le falde messe a secco da una siccità che non vedevamo da anni. Ecco, questa alternanza di eventi naturali non venga vista unicamente come il risultato di qualcosa sul quale non possiamo intervenire. Io credo che nell'impegno politico e civile di ciascuno di noi debba essere presente sempre la consapevolezza che un contributo individuale alla volta insieme, la somma dei comportamenti individuali, può fare un grosso, grosso cambiamento. Grazie. Grazie a Gian Piero Gallo. La parola ora è in rappresentanza della Giunta all'assessore Sergio Givone. Firenze non deve morire. Firenze non deve essere lasciata morire, ci ha ricordato Valdo Spini. Il grido che è risuonato in quei giorni che qui ricordiamo, grido raccolto. E infatti Firenze è tornata a vivere. Ma anche più importante è ricordare, lo stesso Spini lo ha fatto, che quel grido è attuale. Quel grido è attuale, sempre di nuovo lo dobbiamo raccogliere, anche quando sembrerebbe consegnato al passato. Siamo infatti tentati di dire che l'alluvione è cosa del passato, oggi disponiamo degli strumenti tecnici per tenerla sotto controllo, ma appunto è cosa del passato? No, anche perché l'alluvione è più che l'alluvione, è metafora di tante altre cose, anzitutto metafora di quella minaccia che da sempre pesa su Firenze e fa di Firenze una costruzione al tempo stesso mirabile e fragilissima, minacciata
dalla distruzione. L'alluvione un tempo era sì l'alluvione, ma era anche la peste, era anche l'assedio, era anche la guerra. Sempre di nuovo una minaccia, un vero e proprio destino che grava su questa città. Ma oggi quel destino ha preso altri nomi. La disoccupazione, il fatto che i giovani non abbiano lavoro, il fatto che l'orizzonte si sia chiuso su di loro e impedisca loro di vedere al di là di un presente amaro, povero, misero, senza futuro. L'alluvione è quella dissociazione che è nel cuore di questa città, tra gli spazi deputati a un consumo turistico degradato e cieco e spazi sacrali di tutela e conservazione di qualche cosa il cui senso si è perduto. Ecco che cos'è oggi alluvione, che cos'è oggi la minaccia che grava su questa città e che dobbiamo controllare e con cui dobbiamo confrontarci. Un grande architetto che io spero voi ricordiate, un grande urbanista, autore di un libro bellissimo, Fiordaliso, e Fiordaliso è Firenze, Fiordaliso addio, Paolo Sica, diceva che Firenze è una costruzione fragile dove ogni pietra, queste pietre di luce, queste pietre che sono espressione di geometrie platoniche, spirituali, questa costruzione fragile dove la materia al tempo stesso spirito e lo spirito è totalmente concentrato nella materia, bene, Firenze non ha luoghi di pura, diceva lui, derelizione, luoghi come in altre città, deputati a raccogliere quel negativo in una sorta di esorcismo che per l'appunto confinando il negativo, il degrado, l'orrore urbano in determinate zone della città libera le altre. No, Firenze non ha luoghi di questo genere perché ogni luogo è al tempo stesso mirabile e minacciato dal degrado e dalla perdita e dall'annientamento, ogni luogo in ogni momento. La consapevolezza di questo, di nuovo, la consapevolezza che qualcosa come un'alluvione, ma un'alluvione che può prendere qualsiasi forma, sempre di nuovo diversa, ma sempre quella cosa lì, la consapevolezza di questo, della delicatezza, della fragilità, della meraviglia, ma anche del rischio che è sempre presente, la consapevolezza di questo è la condizione perché quel grido sia percepito come attuale, sia raccolto, perché appunto valga come un imperativo, perché Firenze non sia lasciata morire. Si può morire anche di quel niente che è il degrado, di quel niente che è l'accecamento culturale, l'accecamento spirituale, l'accecamento per cui non sappiamo più chi siamo, che cos'è questo, che cos'è ciò che è conservato qui, quasi che questo che è conservato qui fosse soltanto cosa da conservare. No, noi saremo giudicati per come avremo conservato l'eredità che ci è trasmessa, certamente, per come avremo saputo tutelare questo bene, ma soprattutto se questo bene lo trasformeremo, o meglio lo trasmetteremo alle giovani generazioni, alle nuove generazioni, trasformato, cioè reinterpretato, dopo che ce ne saremo riappropriati. Se tutto questo mancherà, sarà inevitabile, anche se più nessuna alluvione, come possiamo sperare, minaccerà Firenze. Se tutto questo non avverrà, è facile prevedere un impoverimento e una morte lenta della quale saremo responsabili. Se invece
ci porremo all'altezza di questo compito, e allora ricordare l'alluvione avrà un altro significato. Grazie. Grazie, e ringrazio anche per la loro presenza l'assessore Massimo Mattei, l'assessore Cristina Giachi, l'assessore Elisabetta Meucci, per questa appunto presenza della Giunta ai nostri lavori. Allora, gli interventi sono esauriti, noi prenderemo atto di questi interventi per riunirci poi in Commissione Ambiente presieduta da Eros Cruccolini e cercheremo di far emergere un sintetico ordine del giorno che porteremo alla prossima seduta del Consiglio come raccolta del materiale e delle indicazioni programmatiche che potranno servire proprio per operare da parte del Comune in sinergia con quello che poi sarà la Regione, sarà la nuovo ente città metropolitana. Peraltro nella prima fase di vita coinciderà la direzione della città metropolitana con il ruolo del sindaco di Firenze, perché per legge che sarà il sindaco di Firenze a presiedere l'ente città metropolitana. È arrivata anche l'assessore Stefania Saccardi. Ringrazio davvero di cuore tutti i consiglieri comunali, gli assessori, Maria Letizia Sebastiani, e passiamo quindi, cedo la presidenza a Erasmo De Angelis, a Caia Checcucci, a Sandro Bennucci. Grazie a tutti. L'appuntamento per i consiglieri comunali è ora alle 1, dopo lo sviluppo dei lavori del Consiglio, alle 1, dove depositeremo questa corona, ringrazio Franco Mariani, in Arno, proprio all'altezza del ponte a noi più vicino, il Ponte alle Grazie. Direi che a questo punto possiamo passare la presidenza proprio a Sandro Bennucci e a Erasmo De Angelis, a Caia, e buon lavoro per il convegno.